gioca alle bocce ma viene colto da malore. Anziano a Bibione, salvato dopo 9 scariche elettriche con defibrillatore. Terribile incidente stradale lungo la strada regionale 464 a Turrita di Sedegliano. Grave, una donna che è rimasta incastrata. A Codroipo un vigile del fuoco volontario ha salvato un anziano caduto in una vasca di letame. Torna al maltempo, crollo delle temperature, allerta in Veneto sino alla giornata di domani. Operazione Espresso, a Pordenone sgominata una banda che colpiva i supermercati del nord-est. Ben ritrovati dunque con una nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. Grazie ancora una volta, gentili telespettatori, per aver scelto la nostra emittente televisiva. Erano questi alcuni dei principali titoli delle notizie che vi andremo ad elencare, soprattutto ad approfondire e ad analizzare nel corso di questo nuovo notiziario. Avete sentito allora salvataggi miracolosi, quelli che si sono appunto verificati ai danni di persone anziane. Parleremo anche di una brillante operazione dei carabinieri. Parleremo di incidenti stradali, di infortuni sul lavoro, di vaccinazioni con le ultimissime, e sentiremo appunto Salvini da una parte cosa ha detto, ma sentiremo anche l'infettivologo cosa ne pensa il binomio vaccinazione e la possibilità per i bambini di andare a scuola. Parleremo anche di Camera di Commercio, perché tra altre cose si è appena conclusa la prima di una serie di assemblee per scongiurare Pordenone appunto vada così a fondersi con Udine per quanto riguarda la Camera di Commercio. Oggi appunto a Palazzo Montereale Mantica c'è stata proprio una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle varie categorie economiche, c'erano i parlamentari nostri, c'era il sindaco della città di Pordenone Alessandro Ciriani e poi insomma c'erano anche i vari consiglieri. È stato insomma firmato un documento nel quale si esprime la netta volontà appunto di costituire la Camera di Commercio regionale, quindi evitare che Udine vada appunto a inglobare quindi Pordenone. Vedremo appunto poi nella riunione della settimana prossima la presenza appunto dei sindaci. Tra le altre cose ci sarà un Alessandro Ciriani che riesumerà il gonfalone dell'ex provincia, cosa verrà effettivamente deciso. Quindi Camera di Commercio di Pordenone appesa ad un filo. Staremo a vedere come andrà poi a finire. Intanto la domanda che vi abbiamo proposto nell'edizione precedente: stop alla vendita della cannabis light non garantisce l'assenza di rischi per chi l'assume. Siete d'accordo? Sì l'86% di voi, no invece il restante 14%, quindi che sia light o non light, insomma la maggior parte di voi si è schierato per il no alla somministrazione e alla vendita appunto della cannabis, quindi di qualsiasi tipo di marijuana, che sia trattata o meno, insomma THC più, THC meno, comunque voi siete dalla parte del sì. La domanda che invece vi poniamo in questa edizione, beh, parla di vaccinazioni. Ne abbiamo parlato tantissime volte, ha infuocato anche la campagna elettorale del 4 marzo, ma aveva insomma infuocato anche le altre assemblee che si erano insomma tenute per decidere appunto le sorti dei bambini non vaccinati, se potessero o non potessero entrare quindi a scuola. Beh, insomma, lui ormai fa parlare quotidianamente, il ministro dell'interno Matteo Salvini, che dice: vaccini dannosi, vadano a scuola anche i bimbi non vaccinati. Siete d'accordo? Garantisco l'impegno preso in campagna elettorale perché tutti i bimbi vadano a scuola. Ovviamente siamo in due, bisogna ragionare con gli alleati, col ministro Grillo che appunto insomma si occupa di salute e sanità. Ho iniziato a parlare di questi temi. La priorità è che questi bimbi e queste bimbe non vengano esclusi, espulsi dalle classi. Apre così un nuovo fronte il ministro degli interni Matteo Salvini, che per rendere più esplicita ancora la sua linea contro i vaccini obbligatori spiega che ritiene che 10 vaccini obbligatori, poi scopriremo anche quali sono cammin facendo con una telefonata speciale, siano inutili, in parecchi casi pericolosi se non addirittura dannosi. Cosa ne pensate dunque? SMS e WhatsApp 393 93 24 336, mail la solita telepordenoneyol.it, streaming ci potete vedere in diretta o potete anche commentarci, scriverci in privato ai nostri due indirizzi social, Facebook e TPN emittente televisiva. Abbiamo anche il canale Instagram con TPN underscore emittente underscore TV, quindi appunto siamo sempre più al passo con i tempi.
Apriamo dunque il telegiornale, gioca alle bocce ma viene colto da malore. A Bibione un anziano viene salvato dopo 9 scariche elettriche con defibrillatore. Il primo servizio. Il pronto intervento dei bagnini di salvataggio, l'utilizzo del defibrillatore e il ricovero in ospedale in tempi brevissimi. Sono questi gli elementi che ieri hanno permesso di salvare la vita ad un trevigiano di 74 anni in vacanza a Bibione con i familiari. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio. L'anziano stava giocando a bocce in spiaggia all'altezza di via Mascagni al Lido del Sole quando all'improvviso è crollato a terra. Alcune persone che stavano condividendo con lui il momento di svago hanno lanciato l'allarme, attirando l'attenzione dei bagnini di salvataggio della Bibione Spiaggia, i quali si sono subito resi conto di essere di fronte ad un problema cardiaco. A quel punto hanno avviato la rianimazione cardiopolmonare ed azionato il defibrillatore in dotazione, erogando 2 scariche elettriche in attesa dell'arrivo dell'ambulanza arrivata dal punto di primo intervento di Bibione. Sul posto il personale sanitario ha continuato a rianimare il trevigiano impiegando il proprio defibrillatore, tanto che anche durante il trasporto in ospedale è continuata senza sosta la rianimazione con altre 7 scariche elettriche che sono riuscite a rimettere in moto il cuore del 74enne ricoverato infine nel reparto di terapia intensiva cardiologica a San Donà di Piave. La catena dell'emergenza ha funzionato alla perfezione grazie ai protocolli collaudati e alla buona preparazione del personale coinvolto in questo intervento, ha detto il primario del punto di primo intervento di Bibione, il dottor Franco Laterza. Dai bagnini in spiaggia al personale del soccorso sino ad arrivare a quello ospedaliero, ciascuno ha svolto il proprio compito alla perfezione. La persona è tuttora ricoverata in terapia intensiva cardiologica ed è in buone condizioni fisiche. Questo gratifica il nostro lavoro, ha concluso Laterza, e quello del personale addetto al salvataggio svolto ogni giorno sul litorale. Intanto a Codroipo un vigile del fuoco volontario ha salvato un anziano che era caduto in una vasca di letame. Un contadino di 83 anni di Codroipo ha rischiato la vita per asfissia e soffocamento dopo essere caduto accidentalmente all'interno della vasca dei liquami. Grazie al pronto intervento di un vicino di casa, 25 anni, vigile del fuoco volontario, attirato dalle urla della sorella della vittima, l'uomo è stato riportato in superficie giusto in tempo. Il ragazzo, con prontezza di spirito e sangue freddo, entrambi maturati dalla sua esperienza di pompiere, ha afferrato il contadino per la testa, mantenendola fuori dai liquami, così da potergli permettere di respirare in attesa dei soccorsi. Il contadino, seppur abbia inalato le esalazioni tossiche e aver ingerito il contenuto, era ancora cosciente. Estratto dai sanitari dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Codroipo, lavato con l'acqua è stato trasferito d'urgenza a Udine, grave ma per sua fortuna fuori pericolo di vita. Torna il maltempo, crollo delle temperature, allerta in Veneto fino alla giornata di sabato. Il servizio. Forti temporali in tutto il nord-est. La pioggia si è fatta sentire nelle scorse ore con forte vento. L'allerta in Veneto termina, stando al bollettino emesso dalla Protezione Civile, alla mezzanotte di domani, sabato 23 giugno. Questa mattina il nord-est si è risvegliato con un brusco calo delle temperature, anche di quasi 10 gradi. Un inizio di estate che arriva dopo settimane di caldo e afa. Le precipitazioni si sono sentite in tutte le 7 province, anche se non ci sono state complessivamente situazioni di criticità. Nel veneziano forti scrosci dall'una del mattino in poi, con i nuvoloni presenti per gran parte della giornata odierna. A Caorle i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un allagamento e un albero pericolante. La situazione dovrebbe migliorare già dalle prossime ore. Non sono mancati comunque gli incidenti. In tangenziale a Mestre questa mattina in direzione di Milano, poco prima di Villabona, un'auto è uscita di strada. Segnalate code fino a 4 km tra Castellana e Marghera, sempre nella direzione del capoluogo Meneghino, uno il ferito non in gravi condizioni. Dunque, allora, se in Veneto è stato dichiarato lo stato di allerta, vediamo per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia il meteo per i prossimi giorni. Livio Stefanuto, Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia, prego. Dunque, il passaggio delle fronte l'abbiamo visto e sentito tra questa notte e questa mattina, poi finalmente si è allontanato verso sud.
ed è arrivata la massa d'aria più fresca che ci aspettavamo, che ha abbassato le temperature, che oggi non sono andate oltre i 24-25 gradi. Domani abbiamo ancora correnti da nord, quindi settentrionali piuttosto secche, quindi il tempo migliora decisamente. Il cielo che sarà domani mattina probabilmente sereno quasi ovunque, temperature piuttosto basse per il periodo, quindi valori minimi in pianura attorno ai 12-13 gradi. Nel pomeriggio ci aspettiamo invece un po' più di variabilità, specialmente in montagna, dove non è escluso nel confine con il Cadore qualche breve scroscio di pioggia. Qualche nuvola potrebbe poi dalla montagna portarsi anche verso la pianura e verso la costa nel tardo pomeriggio. Al mattino sulla costa soffierà un po' di burino che poi tenderà a scemare e quindi a girare di brezza nel pomeriggio. Temperature massime, valori simili a quelli di oggi, quindi massimi attorno ai 24-25 gradi, un netto calo di almeno 6-7-8 gradi rispetto a ieri e ai giorni passati. Quindi è arrivato un po' di fresco, ce lo terremo per qualche giorno, almeno fino a metà della prossima settimana, poi torneranno di nuovo le temperature a risalire. È tutto, buona serata. Grazie come sempre quindi a Livio Stefanuto e a tutti gli amici dell'Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia. Parlando di amici, lui oltre a essere tale è anche un opinionista di fiducia, soprattutto in tema di sanità, è un medico di riferimento per l'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale e l'infettivologo Massimo Crapis. Ben ritrovato dottore, ci sente? Grazie, sì, vi sento, voi mi sentite? Perfettamente. Benissimo. Allora dottore, sicuramente le avrà seguito la diatriba di oggi, le esternazioni di Matteo Salvini che è tornato a parlare di vaccinazioni. 10 vaccini obbligatori sono inutili, in parecchi casi pericolosi se non dannosi. Come commentiamo queste dichiarazioni, dottore? Diciamo che separerei due questioni. Una questione scientifica, sulla quale diciamo il ministro dell'interno non può avere voce in capitolo perché non ha competenze da questo punto di vista, e che va diciamo a smentire parte delle sue dichiarazioni, cioè inerenti all'inutilità e alla dannosità. Questo non è vero, non corrisponde a verità. L'utilità è legata al fatto di ridurre la circolazione, di non solo preservare i bambini che vengono vaccinati da quelle malattie, ma anche di ridurre proprio la circolazione. Va detto che in un anno in cui c'è stato questo obbligo si è riusciti ad arrivare a superare la soglia del 95%, quella della immunità di gregge, per le malattie che diciamo vengono coperte dall'ESA valente, che sono diciamo l'epatite B, l'emofilus, la difterite, la pertosse, il tetano e la poliomielite. Mentre invece ci siamo comunque avvicinati, è aumentata del 6% la copertura del morbillo, per esempio, che è quello che purtroppo ha mietuto le vittime e quello che poi forse ha dato il là al decreto. Quindi diciamo che l'inutilità e il rischio assolutamente sono da smentire in maniera importante dal punto di vista scientifico. Dall'altra parte, la seconda questione, che è una questione più politica, in cui invece il Ministro dell'Interno, pur non essendo il suo dicastero, perché ovviamente compete di più al Ministero della Salute, però diciamo che ha una sua logica che se ne parli, è su come cercare di ottenere la copertura vaccinale. Io anche in altri incontri, in altri inviti vostri graditi, avevo detto che anche dal mio punto di vista l'obbligo vaccinale non è la cosa più, diciamo più bella e la cosa su cui possa essere più d'accordo in assoluto. È chiaro che mi piacerebbe che la gente venisse convinta da quella che è la realtà scientifica, da quelle che sono le conoscenze scientifiche che supportano la validità dei vaccini. Purtroppo l'ho ritenuto ancora un male necessario il decreto, perché la copertura purtroppo era troppo sotto la soglia di questo 95% dell'immunità di gregge. Tra l'altro sottolineiamo che non tutti sanno che il decreto comunque prevedeva che a 3 anni dalla sua introduzione si rivalutasse la diciamo, necessità di mantenere questa obbligatorietà.
Poi l'altro discorso che l'obbligatorietà sia propedeutica alla frequenza dei bambini nelle scuole, che è forse la questione su cui più il ministro dell'Interno va a puntare l'attenzione, effettivamente questa è una misura politica. E che è giusto che poi venga discussa e si possa trovare un'altra soluzione. E la ministra Grillo, la ministra stessa ha risposto, in risposta a Salvini, ha sottolineato questo aspetto, che effettivamente ci si sta lavorando in una rivisitazione di quello che è stato il decreto, però attenzione, ripeto, separiamo le due cose. Dire inutile e rischioso è falso e purtroppo fuorviante, perché può dare, manforte a quella che è stata la posizione dei Novax, assolutamente non scientifica. Senta dottore, facendo quindi un passo indietro, quindi permettendo ai bambini di recarsi a scuola pur senza la copertura vaccinale, a che rischi andremo incontro? Andremo incontro ai rischi, che non sono rischi solo teorici, perché sono rischi purtroppo concreti, che si sono concretizzati a fine 2016, inizio 2017, ovvero la reintroduzione e l'aumento della incidenza di malattie infettive contagiose, come per esempio come è stato per il morbillo, con tassi di mortalità non indifferenti. Sono morti almeno una decina di bambini, no, e non solo bambini in realtà, affetti da morbillo, cosa che era assolutamente evitabile, e ovviamente per un medico e comunque per la sanità pubblica, non solo per il discorso medico, ma per la sanità pubblica, evitare anche una sola morte è una cosa molto importante. Non è che è un numero, sono morti solo 10, è un dato. Se sono morti evitabili, sono comunque morti gravi. Ecco, questi sono i rischi a cui andiamo incontro. Cerchiamo di sfatare un mito, se di mito si può parlare. C'è una correlazione tra la vaccinazione, il vaccino stesso e delle patologie cliniche che possono insorgere come handicap, come si è parlato di autismo, nei bambini? Allora, che ci sono alcuni cavalli di battaglia, degli antivaccinisti, che effettivamente citano alcune patologie. L'autismo effettivamente è quella più citata e in realtà più smentita in maniera scientifica, molto, molto concreta, con casistiche molto ampie e che hanno smentito una correlazione tra l'autismo e le vaccinazioni. Da qui a dire che le vaccinazioni non determinano nessun effetto collaterale e non abbiano nessun legame con dei potenziali effetti collaterali e delle potenziali malattie che a seguito della vaccinazione si possono instaurare, anche questo non sarebbe scientificamente corretto, perché sappiamo che la vaccinazione, essendo un farmaco, purtroppo, come tutti i farmaci, anche se meno della maggior parte dei farmaci in termini di numero, però purtroppo può determinare delle complicanze. Delle complicanze che sono le più varie, in realtà, che quasi mai sono quelle che vengono citate come classiche, che le due sono l'autismo e le allergie, classicamente, genericamente intese, però effettivamente degli effetti collaterali, e a volte purtroppo in qualche caso anche gravi, possono venire assolutamente. Dottore, io la ringrazio, grazie per la disponibilità, speriamo di aver fatto anche un po' di chiarezza, giustamente parlando di medicina e non di teorie che magari possono essere false o del tutto infondate. Io la invito la settimana prossima con i nostri studi, anche perché ci sono tante persone che ci chiedono di parlare non soltanto di vaccinazioni, ma soprattutto si avvicina il periodo delle ferie e come evitare di infettarsi magari in paesi del Sud America piuttosto che nell'Asia, se dobbiamo appunto andare in vacanza in quei paesi stessi. Molto volentieri, grazie mille dell'invito, cercherò di esserci. Grazie e buona serata. Grazie dottore. Allora, dunque, ritorniamo all'attualità, attualità che vede sempre più impegnate le forze dell'ordine nel contrasto della microcriminalità. Operazione Espresso, a Pordenone sgominata una banda che colpiva i supermercati del nord-est. La conferenza stampa questa mattina.
Ma, si tratta di un'attività della compagnia di Pordenone in cui si è riusciti a dimostrare la responsabilità di un gruppo di 6 malavitosi rumeni, 4 uomini e 2 donne, abituati a fare la spesa senza pagare il conto, sostanzialmente soggetti peraltro già noti alle forze dell'ordine, che caricavano i carrelli di derrate alimentari, prevalentemente confezioni di caffè, liquori e superalcolici anche pregiati, e riuscivano a attraversare le casse senza poi pagare il dovuto, anche approfittando magari del momento in cui erano presenti di meno i commessi, o attraversando le casse dalla parte dell'ingresso o addirittura uscendo dalle porte antipanico, molto veloci, molto rapidi, in il giro di 2-4 minuti riuscivano a caricare di tutto e portarlo via. È un'attività che ci ha impegnato molto, anche perché ha coinvolto soggetti dimoranti in Lombardia e che operavano un po' in tutto il nord Italia, in particolare ciò che siamo riusciti a dimostrare, i colpi effettuati in diversi comuni della provincia di Pordenone, ma non solo, anche in provincia di Treviso, di Gorizia, di Brescia e di Trento. Comandante, 70.000 euro circa il bottino, la refurtiva, da dove è partito il tutto? Beh, è chiaro che con i primi arresti in flagranza effettuati nel settembre dell'anno scorso e incrociando una serie di dati e analizzando tutti gli elementi in possesso, valutando anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dei supermercati, siamo riusciti ad acquisire una serie di elementi che comunque ci ha portati in un comune della provincia di Bergamo, Albano Sant'Alessandro, dove un ricettatore italiano era ben disponibile a trattenere e poi rivendere sul mercato, si tratta di un ambulante, di tutto il materiale che poi è stato recuperato, 70.000 euro di refurtiva proveniente un po' da tutto il nord Italia. Queste 6 persone adesso sono ricercate. Dopo gli arresti in flagranza, l'autorità giudiziaria di Pordenone ha emesso 6 ordinanze di custodia cautelare. Dopo gli arresti in flagranza, comunque, i soggetti in attesa di giudizio erano stati rimessi in libertà. Il tempo è nel frattempo passato e al momento sono irreperibili. Intanto la polizia ferroviaria di Pordenone ha denunciato per violenza privata e per molesti un giovane di 19 anni residente in provincia di Treviso. Gli operatori della stessa Polfer sono stati allertati da una ragazza 16enne, la quale pochi minuti prima nel parcheggio Candiani di Pordenone, solo grazie all'intervento di un utente della struttura, era riuscita a divincolarsi dal suo aggressore. In brevissimo tempo l'aggressore stesso è stato individuato, grazie anche al racconto dei testimoni, sul marciapiede del binario 2, intento ad aspettare il treno col quale raggiungere la località di residenza, dunque la provincia di Treviso. Il giovane è risultato essere quello con cui la sedicenne aveva intessuto e poi interrotto una relazione qualche tempo addietro, che non aveva accettato però tale situazione. Anche grazie alla testimonianza del fruitore del parcheggio, che ha confermato la dinamica dell'accaduto, l'aggressore è stato denunciato per violenza privata e per molestie. Avevamo parlato già prima, appunto, di entrare nel vivo del telegiornale, di questa benedetta Camera di Commercio. C'è il fronte Pordenone-Udine e invece c'è chi giustamente dice no, meglio fare una Camera di Commercio unica in regione. Senza entrare ovviamente nel dibattito politico, perché insomma ognuno giustamente ha il proprio ruolo e il proprio mestiere, entriamo insomma dal punto di vista giuridico. Guglielmo Cevolin, un amico, presidente di storia all'IMES Club Pordenone-Udine e Venezia. Ben ritrovato, professore. Allora, ci spieghi un attimo il contesto innanzitutto delle camere di commercio e soprattutto i rischi che Pordenone andrebbe appunto a correre qualora appunto si dovesse annettere con Udine, e il contesto invece quello generale della Camera di Commercio Unica in Friuli Venezia Giulia. Allora, beh, la Camera di Commercio Unica sembra per assurdo anche la volontà di tutti, nel senso che anche Udine poi pensa che ci si arriverà poi alla Camera di Commercio Unica, ma il profilo più rilevante è la debolezza che ha un po' il nostro territorio pordenonese, perché ha perso ovviamente la provincia, che è un ente che per 50 anni ha fatto bene il suo lavoro,
e adesso rischia di perdere un'autonomia della Camera di Commercio che diciamo è un po' sentita in criticità per il numero, per esempio, di rappresentanti un po' ridotto che avrebbe nell'ambito di una Camera di Commercio unica tra Udine e Pordenone, e invece si sentirebbe un po' in una dimensione invece più tranquilla, in un'altra dimensione, cioè una dimensione regionale. E questo aspetto è comprensibile per la storia del territorio di Pordenone. Dal punto di vista anche tecnico ci sono stati un po' di conflitti, un po' tra il presidente Pavan e Da Pozzo, un po' tra gli altri referenti, diciamo, come Agrusti e come la corrispondente di un'industria a Udine. Quindi ci sono stati un po' di tafferugli. Sì, 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 ci sono stati un po' di tafferugli, e questo ovviamente diciamo non aiuta, però c'è da dire che la Camera di Commercio di Pordenone sta portando avanti tutta una serie di iniziative, da un lato per ricompattare il territorio, e anche a livello politico e però giuridico ci sono stati degli interventi dei nostri parlamentari, penso per esempio ad Almas, di un'interrogazione, un tentativo di mettere a posto il decreto che una manina, quella di Rosato, aveva un pochino modificato, addirittura contro, sembra, altri importanti e alti esponenti del partito stesso di Rosato. Quindi, ecco, da questo punto di vista una delle possibilità è quella di un recupero di un'autonomia, di una competenza da parte della Regione attraverso il lavoro di accrescimento di competenze della Regione Friuli Venezia Giulia, con l'incameramento anche della competenza in materia di Camera di Commercio, come anche in materia di beni culturali e di altri due settori in sostanza. Anche perché, professore, lei parla di Camera di Commercio, ma si intende anche Interporto, la Fiera, Pordenone Legge e così via. Non è solo sono, la Camera di Commercio, ci sono tante dinamiche nello stesso aspetti contesto. Aspetti collegati, perché la Camera di Commercio è stata l'ente che ha promosso la nascita di Pordenone Legge. Ci sono i contesti dell'Interporto, c'è la Fiera di Pordenone, cioè in pratica adesso la Camera di Commercio è un ente esponenziale del territorio, e soprattutto c'è poco da dire, il tema della provincia di Pordenone aleggia dietro. Quindi da un lato c'è un accrescimento di competenze che la Regione può ottenere in ambito di Camere di Commercio sfruttando l'articolo 116 della Costituzione. Dall'altro lato c'è comunque il problema della soluzione della problematica della riforma delle UTI, con la risposta per un ente veramente di area vasta, non di queste mini province, diciamo, che risolva il problema della rappresentanza del territorio del pordenonese, che ha ormai una sua identità, una sua autonomia che è stata quella della provincia di Pordenone e che dovrà essere recuperata in qualche modo. Speriamo dal lavoro di questa giunta, che mi pare che se lo sia messa come obiettivo importante, sì. E quindi, ecco, con il recupero da un lato della competenza della Regione in materia di Camera di Commercio, con un accrescimento, e dall'altro lato con la ricostituzione di un ente di area vasta in sostituzione del fallimento delle UTI, sia recuperato anche la solidità istituzionale del nostro territorio di Pordenone, che poi dialoga, ha la capacità di dialogare bene con Trieste, per quello chiede per certi versi la Camera di Commercio unica, no, regionale. Ecco, ma avrebbe anche la possibilità di dialogare anche con Udine. Io sono stato responsabile dal punto di vista giuridico del progetto dell'Associazione delle Province Friulane, quando ci sono stati avviate delle forme di collaborazione iperparitaria tra la provincia di Pordenone e la provincia di Udine in alcuni settori. Ne abbiamo fatto il regolamento, ne abbiamo fatto tutti gli aspetti tecnici, e quella è anche quella una strada di collaborazione paritaria, però, ecco, con pari dignità.
Senta, professore, abbiamo purtroppo ancora pochi secondi. So che ci sono diversi appuntamenti invece organizzati da Historia Limes Club. Ecco, quali vuole ricordare? Noi abbiamo, ieri sera ne abbiamo fatto uno con lo storico Volpi, ancora un po' prima con il filosofo Umberto Curi. Siamo nell'ambito dei festeggiamenti del centenario di Vittorio Veneto, quindi il massimo punto di riferimento nazionale. Arriverà anche il capo dello Stato, ovviamente vicino a novembre, e in questi festeggiamenti Historia sta organizzando questa serie di Lectio Magistralis. E scoppia la pace è il tema che è stato scelto dall'amministrazione comunale e che cerca di fare una riflessione di livello nazionale su tutti i più importanti effetti dello scoppio della pace dopo la vittoria di Vittorio Veneto. E qui avremo il 4 luglio a Vittorio Veneto al Museo della Battaglia il professor Innocenzo Cipolletta, un grande economista, e Historia è stata riconosciuta come associazione così importante da poter guidare questa riflessione a livello nazionale a Vittorio Veneto sulla fine della Grande Guerra, in un modo per recuperare un dibattito e una discussione nazionale, quindi il 4 luglio alle 20:30 in piazza Giovanni Paolo I al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Ma avremo anche tempo per ricordarlo sicuramente. Va bene. Anzi, ci vediamo la settimana prossima. Ottimo. Abbiamo già preso appuntamento con il professor Cevolin, che io ringrazio veramente anche per questa sua conoscenza, questa sua insomma, capacità di dialogare, di spiegare correttamente le cose. Grazie ancora professore per essere stato in nostra compagnia. Adesso parliamo di un'autocisterna carica di toluene che si rovescia per strada. Ingente il lavoro questa mattina dei vigili del fuoco a Scorzè. Il servizio. Alle 6 del mattino di quest'oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boschi a Scorzè per il rovesciamento su un lato di un'autocisterna carica di 40.000 litri di toluene dopo la perdita di controllo da parte dell'autista rimasto leggermente ferito. Lo sversamento è stato di circa un migliaio di litri. Le squadre dei pompieri accorsi da Mestre con 4 mezzi e 12 operatori, tra cui il nucleo NBCR, nucleare biologico, chimico radiologico, hanno steso un cuscino di schiuma sullo sversamento avvenuto per trafilamento dai boccaporti del serbatoio. L'autista è uscito autonomamente dalla cabina ed è stato preso in cura dal personale del SUEM 118. Sul posto è arrivata un'altra cisterna per provvedere al travaso del toluene. Si tratta di una sostanza utilizzata in ambito industriale per sciogliere resine, grassi o vernici, ma anche in cosmetica. Al lavoro il personale dell'ARPAV e della polizia locale, che hanno chiuso gli accessi alla strada. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate a metà mattinata. E si è invece verificato un grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Turrida di Sedegliano. Il servizio. Una donna di 47 anni, residente a Spilimbergo, si trova ricoverata in codice rosso all'ospedale di Udine dopo il violento scontro frontale tra il suo SUV e un mezzo pesante accaduto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 463 all'altezza di Turrida di Sedegliano. Per causa al vaglio degli agenti della polizia locale di Basigliano, i due mezzi hanno impattato tra loro. Nello scontro il fuoristrada condotto dalla donna è finito dentro un vigneto accartocciandosi, mentre il mezzo pesante ha riportato solo danni materiali. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco giunte da Codroipo e San Vito al Tagliamento. La donna, dopo essere stata estratta dalle lamiere contorte, è stata elitrasportata d'urgenza a Udine. Codice rosso, ovviamente, per chi non lo sapesse, è un codice alto, insomma subito dopo il codice rosso c'è il codice nero che è la morte, accertata magari sul posto. Allarme bomba questa mattina nel tribunale di Pordenone, attorno alle 9 è arrivata una chiamata anonima con la quale una persona indicava che proprio all'interno del palazzo di giustizia era presente un ordigno pronto per esplodere. Sono subito scattate le operazioni di verifica con i carabinieri e la polizia di Stato, anche appunto con i mezzi e reparti speciali che hanno setacciato dal primo all'ultimo piano il tribunale stesso. Nulla però è stato rinvenuto, l'allarme dunque è subito rientrato.
E questa mattina con l'onorevole Vania Gava, sottosegretario all'ambiente, abbiamo parlato di futuro della Camera di Commercio, ma più in generale di cosa avrebbe più bisogno in questo momento l'ormai ex provincia di Pordenone. Sono tornata con piacere, avevo promesso al comandante della Guardia di Finanza che sarei stata alla cerimonia dopo di Roma, sarei stata in quella del mio territorio e quindi al comando provinciale qui di Pordenone, dove abbiamo sentito anche innumerevoli successi e quindi bravi e tanti auguri a loro per il loro 244esimo anniversario di fondazione. Le cose sul territorio da fare sono tante, Camera di Commercio, io purtroppo mi è arrivato in ritardo l'invito e non sono riuscita ad aderire perché avevo già dato adesione ad altri appuntamenti. Il messaggio è chiaro, Massimiliano Federica, il nostro presidente, ieri mattina eravamo insieme, è andato a Roma insieme all'assessore Roberti dal ministro Stefani per chiedere maggiori competenze per la nostra regione. Lui è andato subito a parlare col ministro, la quale appunto ha condiviso le priorità con lui. È chiaro che adesso per Camera di Commercio, prima di bloccare l'iter, se ancorché possibile, bisogna avviare un tavolo di lavoro, un tavolo di trattativa, che sarà un tavolo importante. È chiaro che noi ce la metteremo tutta perché insomma è una realtà che conta. Senta, il territorio al momento di cosa ha bisogno? Allora, al momento il territorio, proprio perché siamo qui anche in un comando provinciale di Guardia e Finanza, io credo che con Matteo Salvini e anche con il senatore Candiani, che è vice ministro agli interni e ha la delega anche dei Vigili del Fuoco, l'ho sentito proprio ieri per chiedere maggiore competenze, maggiori risorse per le forze dell'ordine qui in provincia. Vigili del Fuoco che sono fortissimo di personale, ma soprattutto di mezzi, hanno dei mezzi fatiscenti e sarebbe il caso appunto di sostituirli, nonché ovviamente, come saprete, terrò alta anche il discorso del distaccamento Vigili del Fuoco per continuare a mantenere il decreto anche del distaccamento Vigili del Fuoco e poi le forze dell'ordine, forze di polizia, incrementare personale nuovo e giovane alla questura e quindi insomma questa è quello che ho fatto negli ultimi due giorni. Si parlava di immigrazione, si parlava di migranti, un territorio, quello del Friuli Venezia Giulia, che è sempre stato bersagliato, soprattutto negli ultimi tempi. Meglio l'accoglienza diffusa o il modello Fedriga a riaprire i centri appunto specifici? Ma assolutamente sono d'accordo con Federica, lo siamo sempre stati anche da quando era partito il progetto della Serracchiani dell'accoglienza diffusa, dove non hanno aderito non solo tutti i sindaci ma neanche i sindaci appunto della sua area politica, proprio perché è stata un'invasione, è stata una forzatura in quei piccoli comuni che hanno visto tantissime persone straniere che ovviamente non riuscivano ad integrarsi. È giusto il modello Federica perché? Perché chi non ha diritto a rimanere qua, non può andare in giro a scorazzare e non sappiamo chi è che va in giro perché non sappiamo se i dati sono corretti e quindi è giusto che rimangano sotto controllo all'interno di una struttura che sappiamo dove trovarli in caso di bisogno o comunque sappiamo che non circolano nel territorio impunemente. Lui è il vice sindaco della città di Pordenone, Eligio Grizzo, ben ritrovato. Grazie, grazie. Vice sindaco. Beh, tanti spunti dall'intervento. Tanti spunti, direi che è la storia. Ecco, andiamo però con ordine. Allora, esatto. C'è la Camera di Commercio, oggi c'è stata anche un'importante riunione a Palazzo Monterale Mantica. La settimana prossima addirittura il sindaco Alessandro Ciriani rispolvererà il gonfalone dell'ex provincia, tanto per far capire che insomma è morta fisicamente, ma sulla carta insomma qualcuno la vorrebbe ancora. Sì, dal 15 al 18, mi sembra un po' di ricordare la Grande Guerra. In realtà dal 15, quando è stata chiusa la provincia di Pordenone, perché di fatto la provincia è stata chiusa quando hanno cominciato a passare tutte quelle che erano i bastoni di comando da un unico presidente della provincia che era liberamente eletto a una serie di assemblee che non avevano nessun senso. Quindi ricomporre la provincia, che è un territorio che dà un'identità alle persone, è una cosa estremamente importante, perché vuol dire che ti dà la carica per andare avanti, vuol dire che tu ti raggruppi in quelli che possono essere le eccellenze del territorio. La Camera di Commercio è stata per 50 anni qui da noi un elemento aggregativo e noi abbiamo bisogno di aggregare nel territorio, perché questa
frammentazione determinata dalle UTI, determinata dalla polverizzazione di quelli che sono i servizi, in realtà non ha giovato al cittadino e non ha giovato neanche a quelle che sono le tasche, soprattutto di ognuno di voi che mi guardate, perché la chiusura della provincia ha dato, ha sfaldato quello che era un tessuto che era rappresentato da una serie di enti, dalla provincia di Pordenone, dalla Camera di Commercio, dagli enti ospedalieri riuniti, che in realtà... Voi pensate, la costruzione dell'ospedale nuovo adesso non la voleva nessuno in questa maniera, però adesso ormai è stata fatta lì, ma anche questo era un momento di disaggregazione, perché? Perché c'era chi lo voleva in comina come lo volevamo noi. L'hanno fatto lì e non sappiamo come andrà a finire. Non sappiamo come andrà a finire, ma quel che è peggio è che il nuovo governo di Fedriga si troverà ad affrontare una serie di problemi di ricomposizione del tessuto. Ricomposizione vuol dire farci sentire ancora della provincia di Pordenone, della destra tagliamento, persone che hanno grandi attività lavorative, perché voi pensate che la grande industria che sta sul nostro territorio è quello che è 2/3 del PIL dell'intera regione. Quindi noi dobbiamo ritrovarci, fare un'unica squadra, mantenere la Camera di Commercio, e questo agiremo anche su Roma per questo, e cercare di ritrovare quella che era l'unità che attualmente è stata un po' feudalizzata, vuol dire che abbiamo fatto tanti piccoli feudi, nessuno governa, ma in realtà ognuno fa quello che vuole a casa sua. Non credo che sia una cosa corretta, perché bisogna riprendere in mano il territorio di area vasta per ricomporre le persone e per riportare quella che è la storia di Pordenone ai fasti e alle grandezze che ha sempre avuto. Forza e coraggio, vedrete che ce la faremo. Vice Sindaco, abbiamo ancora un po' di tempo, con certo. L'onorevole Gava si parlava anche di sicurezza, di immigrazione, ma soprattutto anche di più dignità nel lavoro delle forze dell'ordine. E secondo lei come stanno le cose qui, nella questo nostra regione, ma soprattutto nel tessuto ex provinciale? È un aspetto molto importante, la sicurezza del nostro territorio è un elemento principale. Noi ci siamo sempre battuti per questo, la Giunta Ciriani, tutti quelli che sono i partiti che governavano Pordenone. In realtà cos'è accaduto? È che noi dobbiamo ricomporre anche la sicurezza. La sicurezza non sta solamente nell'avere la polizia che hai lì, ma nell'avere un'organizzazione di agenti sul territorio che guardano pian piano quelli che sono gli immigrati che ad esempio stanno qui e che sono liberi nel territorio. Ricomporre quindi gli hub, riportare tutte queste persone che sono polverizzate sul territorio e non sappiamo né cosa fanno né dove sono, in centri dove possono essere controllati, soprattutto monitorati, e quelli che non hanno permesso di stare in Italia devono rientrare a casa loro. Il vecchio slogan che noi andiamo avanti, il direttore si ricorda anche lei, quando anni fa era qui a pugnare per questa cosa, in realtà sta ritornando fuori di moda. Io lo dicevo 10-15 anni fa, bisogna fare i campi in Libia, perché lì dobbiamo fermarli. Esatto, e aiutarli a casa loro. Quando eravamo nella provincia di Pordenone, avevamo fatto anche una serie con Alessandro Ciriani di iniziative, ne abbiamo portati a casa parecchi e stanno ancora bene adesso che li abbiamo riportati là. Quindi vuol dire che nei loro paesi c'è la possibilità di ritornare a essere importanti nei loro paesi, produrre di più e diventare competitivi con noi. Andremo lì a vendere le nostre lavatrici, se loro sono ricchi, ma se rimangono così c'è poca salvezza. Esatto, grazie come sempre al vice sindaco della città di Pordenone, Eligio Grizzo, con lui ci vedremo la prossima settimana come sempre. Entriamo nel clima politico, ballottaggi, domenica diversi comuni del Veneto vanno al voto, fari accesi soprattutto a San Donà di Piave. Sarà una domenica di ballottaggi per il Veneto, con tanti elettori pronti a ritornare alle urne. 4 i comuni coinvolti. Fari accesi su San Donà di Piave, dove si sfideranno il sindaco uscente Andrea Cereser del Partito Democratico e Liste Civiche e la sfidante Francesca Pilla della Lega, Fratelli d'Italia e Liste Civiche. Il primo aveva ottenuto il 43,33%, pari a 8.374 voti, e la seconda il 36,15%. Pari a 6.987 voti. Oltre alla città, sulle rive del Piave, si voterà anche a Martellago, nella città metropolitana di Venezia, ad Adria, nel Rodigino, e a Bussolengo, nel Veronese. Dal vice sindaco della città di Pordenone all'assessore Pietro Tropeano, si continua
appunto Tropeano nel simbolo, nella continuità della cultura, Blues Festival, mostre, ma soprattutto i 50 anni della scomparsa di Lino Zanussi. Sì, grazie direttore, ma certamente abbiamo avuto una settimana intensa e continueremo a avere delle settimane intense. Oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione del Pordenone Blues Festival. Come sapete, il Pordenone Blues Festival sarà un grande evento internazionale dove ci sarà di tutto, ci saranno veramente delle band eccezionali, ma soprattutto ci sarà Anastasia, ci saranno tanti altri blues internazionali che comunque faranno veramente da copertina a un'estate che sarà veramente frizzante. Si inizia il 2 luglio, vi aspettiamo tutti il 2 luglio con la suite Soul Music Review, la banda travolgente e divertente, molto interessante dal punto di vista del soul mondiale. Dopo proseguiremo, per quanto riguarda Anastasia sarà il 5 luglio al Parco San Valentino. Ma il Blues Festival, mi permetto, poi la faccio continuare. Riusciamo a far incontrare Anastasia col papà di Elisa? Oddio, ci si può provare. Anche perché è il sogno. Elisa difficilmente, la bambina ammalata di cancro, che insomma per fortuna sta anche meglio. Però il sogno del papà è quello di creare una situazione di incontro. D'altra cosa, il papà in quel periodo sarà proprio a Pordenone. Mi ha detto, il mio grande sogno sarebbe quello appunto di incontrare Anastasia e farmi magari fare una dedica. Perché ricordiamo che Anastasia è stata quella che ha dato il via alla donazione del migliolo. Allora, cogliamo questa idea. Cerchiamo di impegnarci a fare. Assolutamente questa idea, parlerò domani con Andrea Mizzau, che come sapete è il motore dell'evento, e vediamo se questo è possibile, ma sicuramente vedremo di renderlo possibile. Naturalmente, oltre a questo che sarà l'evento iniziale, clou dell'estate, poi ce ne saranno tanti altri, avremo modo di vederli con l'estate in città, ci sono tanti eventi sparsi per i nostri contenitori culturali. Abbiamo la bellissima mostra in Galleria Bertoia delle ville venete, delle ville friulane e dalmate istriane, e poi abbiamo sempre ancora al Museo Civico la bellissima mostra sul Beato Dorico, frutto dell'Istituto d'Arte di Cordenons. Sono bellissime tavole che ripercorrono tutto il viaggio del Beato Dorico e vi invito proprio ad andarla a vedere. E infine non dimentichiamo che in questo periodo tutti i quartieri sono interessati da Pordenone Legge. Pordenone Legge fa questa grande manifestazione attraverso i quartieri. Ieri siamo stati a Torre, la scorsa settimana siamo stati a Rorai, andremo al Sacro Cuore la prossima settimana, mercoledì saremo al Sacro Cuore. Il motto dell'evento di Pordenone Legge è la cultura aiuta a crescere, e io aggiungerei la cultura aiuta a crescere non solo in centro città, ma anche in tutti i quartieri della città. Lino Zanussi, abbiamo avuto diciamo la soddisfazione di riuscire a parlare finalmente di Lino Zanussi e un po' tutti, si è riunita tutta la città, si sono riuniti gli industriali, c'era anche tutti quelli dell'Electrolux, tutti i vecchi dipendenti dell'Electrolux, c'erano non solo naturalmente le famiglie, c'era Matteo Zoppi, c'era l'Aurelia, c'era l'Antonia, c'erano i parenti. Questo è stato un momento importante, un momento in cui si è rivisto veramente una persona, un imprenditore che ha lasciato il segno, un'epoca, un cinquantennio in cui l'economia, il manufatturiero era di Pordenone veramente il segno all'occhiello. Io concludo dicendo, è un esempio, l'abbiamo detto e lo continuiamo a dire per i nostri imprenditori, è stato un esempio, ma soprattutto è stato un esempio per una classe politica regionale. Allora facciamo in modo che questo esempio non sia vano e soprattutto per le conquiste che avremo da fare e per quello che ci resta, soprattutto mi riferisco ad esempio al discorso della Camera di Commercio, ma non solo, che questo esempio sia veramente illuminante, soprattutto per chi dovrà portare avanti le nostre aspettative.
Ci vediamo la settimana prossima anche con Pietro Tropeano, assessore al Comune di Pordenone. Grazie ovviamente dottore per essere stato in nostra compagnia. Avevamo visto proprio le immagini dell'onorevole Vania Gaba parlare dove? Nella sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Oggi infatti si sono celebrati 244 anni, l'anniversario ovviamente alla Fondazione. Festa quest'oggi proprio al Comando Provinciale e sentiamo le dichiarazioni del comandante, il colonnello Stefano Comentucci. Il nostro anniversario è una nostra festa ovviamente, che abbiamo voluto festeggiare con tutti gli altri attori della legalità presenti nell'area di riferimento. Un corpo sicuramente, come diceva lei, che lavora dietro le quinte, che non è mai magari sempre sotto i riflettori, ma che comunque porta a casa dei risultati importanti. Quali ricorda con particolare orgoglio? Ma non abbiamo un'attività particolare, anche perché, come diceva lei, molte delle nostre attività poi non necessariamente trovano un riscontro mediatico e quindi andrebbero viste in ambito complessivo, anche in termini numerici. Ovviamente stiamo parlando di attività che comunque hanno come fine ultimo il ristorno delle casse erariali nel caso dell'evasione fiscale e all'aggressione di patrimoni illeciti per le altre attività criminose. Come vede la situazione all'interno del contesto provinciale? La provincia di Pordenone per noi ha delle peculiarità, è l'unica provincia della regione che non ha confini, aspetto che comporta un diverso tipo di attenzione investigativa nelle restanti province. I tre settori basici per Pordenone nostri sono l'evasione fiscale, il controllo della spesa pubblica e l'attività sulla prevenzione del riciclaggio. Soprattutto adesso che c'è l'introduzione del reato di autoriciclaggio, molti pensano che il riciclaggio sia necessariamente connesso ad attività di tipo mafioso o perlomeno di criminalità organizzata, ma in realtà il riciclaggio si può applicare per qualsiasi attività di natura delittuosa. Andiamo col nostro prossimo ospite, lui è Michele Tomasella, Aquile dal Friuli, ben ritrovato Tomasella. Allora, abbiamo parlato questa sera di tanti argomenti, tra i quali la Camera di Commercio, abbiamo parlato appunto di UTI, di province, ma se io le chiedo ristrutturare l'ordinamento della nostra regione, com'è possibile se si deve andare in questa direzione? Salve direttore. Beh, ci ricordiamo tutti con una certa malinconia, anche devo dire, quelle che erano le nostre care vecchie province, Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Dico ci ricordiamo perché oggi purtroppo non esistono più. La nostra è l'unica regione in Italia che è sprovvista di province. Questo grazie al fatto che nel 2014, se non erro, l'allora governo regionale, devo dire anche su spinta di Roma, che evidentemente ha preso la nostra regione come cavia da sperimentare, ha legiferato l'abolizione delle province per lasciare spazio alle famigerate UTI, le unioni territoriali intercomunali, che sono state pensate come agglomerati, fusioni forzate di più comuni, 5, 6, 7, 8 comuni, fusioni anche geograficamente talvolta studiate abbastanza male, ma soprattutto fusioni tra comuni che molto spesso avevano e hanno dei tessuti socio-economici culturali differenti tra di loro. Diciamo che con l'attuale invece governo regionale si sta cercando di modificare questa legge. Naturalmente questa modifica prevederebbe la creazione di massimo 4-5 macro UTI, sempre UTI, di UTI si parla, che ricalcherebbero geograficamente più o meno quelli che erano i vecchi confini provinciali. Noi di Aquile riteniamo che questo sia sì un limare un problema, ma non un risolverlo del tutto. La nostra proposta a questo importantissimo tema è molto semplice, è una proposta che in realtà qualche anno fa, anzi molti anni fa, è stata già avanzata dal Movimento Friuli, ovvero quella di istituire solamente due unità territoriali ben distinte e ben autonome, due unità territoriali che abbiano lo stesso peso specifico, soprattutto per quanto riguarda le risorse economiche, due unità territoriali che non si prevalicano l'una con l'altra e che non soccombono l'una rispetto all'altra. E il nostro sistema è analogo a quello, sarebbe analogo a quello della regione Trentino Alto Adige, laddove ci sono due province autonome ben distinte, laddove al Consiglio regionale esponenti in egual numero di entrambe le province si incontrano unitamente ai loro presidenti di provincia per legiferare in materia regionale. Questo è il nostro sistema, questo è quello che noi vorremmo proporre a questa regione. Ed è per questo che Aquile si farà promotrice di un referendum, qui lo annuncio, già quest'estate chiederemo i consensi ai cittadini per indire un referendum, il quale quesito appunto sarà la volontà di costituire due unità territoriali ben distinte, Friuli e Trieste.
questo è il nostro scopo. Due entità territoriali distinte che anche geograficamente ricalcherebbero quelle che storicamente sono le due culture principali di questa regione, quella friulana e quella giuliana. Terremo naturalmente rendicontate le nostre attività anche e soprattutto attraverso il suo TG e la sua emittente su banchetti e raccolta firme, piuttosto che convegni, piuttosto che incontri. Anche perché insomma, qui lo dico e qui non lo nego, Acque del Friul proprio dall'inizio del mese prossimo partirà con un programma dedicato serale, Sarà un viaggio itinerante appunto nella storia del Friuli, ma soprattutto anche si parlerà di politica dal punto di vista appunto regionale, non soltanto qua. È una bella iniziativa insomma curata da Michele Tomasella. Grazie. Ma anche da Gigi Gambellini. Grazie ancora. Grazie a voi. Michele Tomasella, per essere stato in nostra compagnia. Qui dal Friuli ci vedremo la settimana prossima. Adesso parliamo di stranieri denunciati dalla Polizia di Stato di Udine per truffa ai danni dell'INPS. Percepivano il sussidio di disoccupazione, la NASPI erogata dall'INPS, anche se erano rientrati nel proprio paese d'origine. Sono 30 di 12 nazionalità diverse, cittadini stranieri denunciati dalla Polizia di Stato di Udine alla Procura della Repubblica per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In totale sarebbero state indebitamente percepite identità di disoccupazione per circa 200.000 euro. L'indagine è stata condotta dalla squadra mobile dell'ufficio immigrazione della Questura di Udine dopo una serie di accertamenti congiunti con l'ufficio IMSS del capoluogo friulano sulla posizione dei 30 stranieri residenti in provincia. Analizzando le istanze di rinnovo dei titoli di soggiorno, gli investigatori si sono accorti che i 30 denuncianti avevano usufruito delle prestazioni da parte dell'ente previdenziale, pur avendo fatto ritorno in alcuni periodi di erogazione dello stesso nel paese d'origine. Tra le prescrizioni del regolamento IMSS per le erogazioni c'è il requisito della territorialità. Andiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti. Sì, Lorenzo Tumino in compagnia nostra. Incidenti sul lavoro, purtroppo una piaga che anche negli ultimi giorni ha caratterizzato il nostro Veneto. Lei è un sindacalista della FIM, dei metalmeccanici. Ecco, come da un certo punto di vista si deve intervenire? Che cosa proponete voi come sindacato? Beh, noi come sindacato siamo parecchio allarmati dalla situazione perché non vediamo un'inversione di tendenza. Quindi abbiamo messo in campo tutto il nostro potenziale, quindi da corsi di formazione territoriale per i nostri RSU e RLS, che a loro volta passeranno le varie informazioni ai delegati di fabbrica e alle maestranze. Cerchiamo di coinvolgere chiaramente le aziende nell'intensificare i corsi di formazione sia obbligatori dopo l'ultima firma del contratto nazionale sia facoltativi, si parla di 8 ore più 24. Puntando molto nella sicurezza, perché prevenzione e formazione sono alla base nella risoluzione, nell'inversione di tendenza di quello che stiamo vedendo dall'inizio dell'anno, specialmente in Veneto, che è in testa a livello nazionale, e nella provincia di Treviso. Ecco, quanto la prevenzione, magari unitamente ad altri interventi, in sinergia tra sindacati, magari associazioni di categoria ed enti pubblici, può servire per crescere ancora di più, per cercare di limitare questo fenomeno? È basilare, è essenziale. La formazione e la prevenzione sono la chiave di volta. Purtroppo la crisi degli ultimi anni è stata una delle cause, ma non solo, c'è stato un aumento di quelli che sono i volumi, perché siamo tornati a livelli di volumi di fatturato nel settore metalmeccanico, automotive e cantieristica navale, precedenti al 2006-2007, quindi precedenti alla crisi. Quindi abbiamo molte assunzioni, le aziende continuano ad assumere, chiaramente avendo nuove assunzioni bisogna assolutamente battere sulla formazione sia del personale precedentemente presente in azienda, ma soprattutto del personale assunto a livello di quest'anno, perché chiaramente i livelli di lavoro e i ritmi di lavoro sono aumentati notevolmente, bisogna formare il personale. Ci torneremo su questo argomento, tra l'altro anche domenica, con uno speciale appositamente sull'argomento. Grazie per essere stato con Buona noi. Buona serata a voi. Linea che può tornare a Pordenone. Grazie ovviamente ad Alessio e il suo ospite. Ora spazio al Pungitopo e quindi a Mario Pugliatti.
Salve, il ministro degli interni ogni giorno ne spara una. Oggi ha sostenuto che i vaccini non devono essere obbligatori e quindi i bimbi possono andare in asilo anche se non sono vaccinati. Su questo è intervenuto subito la ministra della Salute. Ieri ce l'aveva con Saviano dicendo che bisogna valutare se effettivamente serve la scorta. Qualche giorno fa ha detto che bisogna censire i Rom. E avanti. A me è venuto in mente il censimento del 1938 sulla razza, quando sono stati censiti gli ebrei e sui negozi, con la condivisione di tutto il popolo italiano, c'erano i biglietti, gli annunci con scritto vietato l'ingresso ai cani e agli ebrei. I profughi, dati ufficiali del Ministero degli Interni al 21 giugno, quindi due giorni fa, di quest'anno, 16.228 profughi, 77,4% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questi risultati sono risultati non dovuti a Salvini, ma a chi c'era prima. Lunedì il Tribunale di Milano ha condannato Roberto Maroni, già presidente della Regione Lombardia, a un anno. E molto probabilmente questo è uno dei motivi per cui Maroni aveva deciso di non ricandidarsi. A parte questo, quasi tutti i giornali hanno dato questa notizia, perché è una notizia con un certo rilievo. Ho in mano il Corriere della Sera, che ha fatto mezza pagina, con titolo a tutta pagina: incarico in regione all'ex collaboratrice, Maroni condannato un anno, il Gazzettino pressione per un contratto a un'amica, un anno a Maroni, eccetera. I giornali del gruppo Espresso, quindi in regione Messaggero Veneto e Piccolo, hanno ritenuto che questa sostanzialmente non fosse una notizia, almeno di rilievo, per cui hanno fatto un francobollo, una colonnina titolata "Una condanna e una soluzione per Maroni", come se le due cose si pareggiassero e quindi si annullassero a vicenda. Non è così, evidentemente. Veniamo nel nostro cortile. Il nuovo sindaco di Udine, Fontanini, ha iniziato anche lui un'azione meravigliosa di pulizia della città. E quindi bisogna eliminare, storia antica, le puttane dalle strade. Come si fa ad eliminare le puttane dalle strade? Semplice. Bisogna, dice testualmente, colpire i clienti delle prostitute, ossia chi si ferma con un'automobile davanti a una donna ferma sulla strada deve essere multato. Questo dichiara il sindaco di Udine. Ecco. Se queste cose si faranno, io prenderò la mia automobile, mi fermerò, prenderò la multa e vedremo in tribunale chi la spunterà, caro Fontanini. La prostituzione non è un reato, non è un reato. Ultima cosa, Piccolo di mercoledì scorso. Amianto è una strage, 6.000 morti nel 2017, 6.000 morti. L'amianto è vietato in Italia da 25 anni a spanne. Una volta si usava dappertutto, dappertutto. E questi sono evidentemente gli esiti di quando l'amianto si usava.
Una cosa voglio ricordare. Prima che l'amianto fosse messo fuori legge, sono stati documentati oltre 300 morti. A quel punto l'amianto è stato messo fuori legge. Quindi quando si parla di principio di precauzione, credo che abbia un senso anche rispetto a chi dice che tutta una serie di cose non fanno male, non sono pericolose perché non è accertata la pericolosità. Credo che non servano centinaia o migliaia di morti per stabilire la pericolosità. Alla prossima, buonasera. Riapriamo momentaneamente il caso dei vaccini, prima poi di cedere la parola ad altri due assessori del comune di Pordenone. Caso vaccini, in Friuli Venezia Giulia, 3.000 bambini a rischio iscrizione al primo anno scolastico. Omar Costantini. Sono circa 3.400 i bambini tra gli 0 e i 6 anni che non sarebbero stati vaccinati secondo quanto prevede la legge e che potrebbero essere a rischio per le iscrizioni al prossimo anno scolastico. La stima è della Regione Friuli Venezia Giulia. Il calcolo è stato fatto sottraendo dal numero di bambini totali della fascia d'età, circa 56.000, il 94% che si sono sottoposti alla profilassi, poco più di 52.600. Stando ai dati raccolti dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la copertura vaccinale esavalente a 24 mesi era passata dal 91,4% del 2014 all'89% del 2017. L'obiettivo per il Friuli Venezia Giulia è di riuscire a ridurre ulteriormente la soglia di bambini non vaccinati, grazie a una maggiore informazione nei confronti dei genitori che vengono considerati indecisi. Allora, uno dei due assessori è Stefania Boltin, è assessore proprio del comune di Pordenone, si occupa soprattutto di ambiente, ma ha in mano anche le tematiche che riguardano gli animali. Allora, cominciamo dal caso che è diventato... Buonasera intanto a tutti i telespettatori, stasera è venerdì, non è il solito giovedì in cui ci vediamo. Siamo molto elastici. Allora, cominciamo proprio dal caso che ha tenuto banco in questi ultimi giorni, quello di Via Cappuccini. Ci sono i movimenti di ambientalisti che ovviamente sono andati contro, l'amministrazione comunale che a testa bassa è andata avanti giustamente per il proprio progetto. In retroscena quali sono? Ma soprattutto dove porterà questo progetto? Porterà una pianificazione, una sanificazione soprattutto dell'ambito di Via Cappuccini, perché come sappiamo non esistono ancora le fognature, quindi bisogna unire il bene della cittadinanza anche con l'abbattimento di questi tigli. Purtroppo alcuni di loro erano già malati, siamo stati costretti ad abbatterli, però altri avevano già l'apparato radicale inficiato con lavori fatti precedentemente, quindi la nostra decisione, ahimè, è stata quella di doverli abbattere tutti appunto per fare la condotta fognaria in Via Cappuccini, per fare la condotta di captazione delle acque meteoriche e per sistemare anche la condotta dell'acquedotto. Rassicuriamo la popolazione dicendo che comunque parte di verde verrà comunque ripiantumata in quell'area. Assessore, senta, siamo entrati ormai nel clou della stagione, le zanzare, ratti e quant'altro, gli interventi di derattizzazione e disinfestazione, ce ne vuole parlare? Sì, sono già iniziati alcuni mesi fa, vengono fatti mensilmente sia gli interventi di derattizzazione che di disinfestazione dalle zanzare. Come avevo già accennato e detto in un'altra occasione, vengono fatti solamente interventi larvicidi e non adulticidi. Perché? Perché può decretare il sistema d'emergenza solamente il Dipartimento di Prevenzione e Protezione dell'azienda sanitaria, quindi se decreta l'azienda sanitaria si può partire con gli adulticidi, anche perché vengono usate delle sostanze nocive sia per l'umano che per le nostre aree, anche perché comunque entrando nelle falde acquifere sappiamo che cosa poi può succedere. Quindi l'attenzione verso la popolazione è quella sempre di consegnare le pastiglie. È stata, come dicevo, anche sottoscritta la convenzione con Federpharma, quindi i cittadini possono recarsi presso le farmacie comunali per richiedere gratuitamente il primo kit delle pastiglie larvicide.
però vorrei lanciare un appello. Tutti i cittadini dovrebbero adeguarsi a questa forma di intervento, perché se io lo faccio a casa mia e i miei vicini non fanno questo tipo di intervento, è inutile anche il mio, esatto. Quest'anno ci sono meno zanzare anche fortunatamente, però con l'aiuto di tutti possiamo risolvere sicuramente la problematica. Volevo dire un'altra cosa, ricordare anche ai cittadini di non dare da mangiare a nessun tipo di animale in giro per la città, perché comunque c'è un'ordinanza del sindaco anche, e perché il cibo lasciato in giro nelle strade cittadine può avvicinare qualsiasi tipo di animale. Soprattutto i roditori. Assolutamente. Io ringrazio come sempre Stefania Boldin, ci vedremo la settimana prossima con l'assessore all'ambiente del comune di Pordenone, da un assessore all'altro, lei Guglielmina Cucci. Ben ritrovata ovviamente assessore. Allora, avevamo parlato assieme tra altre cose le settimane scorse della situazione del cimitero di Torre, c'era in ballo anche il capitolo esumazioni. Come è andata a finire la storia? Beh, è andata bene, se così si può dire, perché le esumazioni, i lavori che riguardavano appunto le operazioni di esumazione sono terminati, sono iniziati il 12 giugno scorso e il 19, quindi qualche giorno fa, sono stati portati a termine. E devo così sottolineare che questi lavori, queste operazioni hanno avuto un po' di, hanno richiesto un po' di tempo in più a causa di alcuni inconvenienti, peraltro noti, ma poi sono state avviate e sono proseguite in maniera molto, molto celere e veloce, tant'è che si sono conclusi addirittura in tempi brevi rispetto a quello che era stato programmato. Sì, prego, prego. Volevo sì appunto dire che i resti delle salme sono stati consegnati ai congiunti per la successiva tumulazione nelle destinazioni e nelle forme che le famiglie avevano già scelto per i loro cari, o per la cremazione o per la tumulazione presso un eventuale altro cimitero o in altre forme che loro stessi, le famiglie stesse avevano, per le quali avevano optato. E ora gli uffici stanno già provvedendo per avviare i nuovi lavori, le nuove esumazioni negli altri cimiteri, ad iniziare proprio dal cimitero urbano, secondo un programma che è già stato definito. Assessore, cambiando argomento, ieri sera c'è stato un incontro con gli agricoltori di Pordenone e dei 14 comuni partner del progetto PSR. Ce ne vuole parlare? Qual è il bilancio di questo incontro? Sì, è un bilancio assolutamente positivo. La risposta è stata molto numerosa, è stata proprio una risposta corale. Hanno partecipato moltissimi agricoltori e moltissime aziende agricole del cittadine, del territorio pordenonese, ma non solo, perché l'incontro ovviamente era aperto a tutte le aziende e al mondo agricolo interessato al progetto. Il progetto, ricordo, di cooperazione territoriale, valorizzazione dei magredi, delle risorgive della pianura pordenonese, che raggruppa 14 comuni e ben 45 partner progettuali. Il comune di Pordenone non è beneficiario diretto, ma per il ruolo baricentrico che assume un ruolo decisamente importante per l'intero territorio, un ruolo di animazione territoriale, di sostegno per una categoria, per un mondo, quello agricolo, fino ad oggi un po', diciamo così, trascurato. E il progetto, infatti, lo voglio sottolineare, non è un progetto di un singolo territorio, ma è un progetto di un territorio intero e quindi vuole proprio superare i confini comunali. L'impegno appunto è di valorizzare quelle che sono le aree e i settori più importanti, che sono anche settori che rientrano all'interno dell'agenda di quasi tutte le amministrazioni comunali. I tematismi e le azioni prioritarie si declinano nel turismo slow, nella promozione della tipicità dei prodotti
locali e nei luoghi identitari, l'enogastronomia e l'ambiente e per finire la multifunzionalità. Voglio ricordare che il bando uscirà a breve, il capofila del progetto è il Comune di San Quirino, al quale possono essere indirizzate e richieste tutte le informazioni che le aziende interessate, e sottolineo l'importanza per tutte anche le associazioni di categoria di promuovere e di informare rispetto a quelle, alle opportunità conseguenti alla partecipazione a questo bando. Ricordo anche che il bando è il più grosso paternariato in ambito regionale, sono 3 milioni le risorse a disposizione del mondo agricolo. Anche il Comune di Pordenone ha aperto una pagina e anche presso il Comune di Pordenone una pagina dedicata al progetto, anche il Comune di Pordenone può dare certo. Informazioni al riguardo. Ci vedremo la settimana prossima anche con Guglielmina Cucci, assessore al Comune di Pordenone, grazie per essere stata in nostra compagnia. Da un assessore di Pordenone al vice sindaco del Comune di Azzano Decimo, Lorella Stefanuto, ben ritrovata ovviamente Lorella Stefanuto. Parliamo di sicurezza, parliamo di progetto obiettivo che ritorna al Comune di Azzano Decimo, protagonista la polizia locale, come si svilupperà, ma soprattutto l'obiettivo qual è? Allora, buonasera a tutti. Anche quest'anno la Polizia Municipale di Azzano Decimo presenta un progetto obiettivo un po' più ambizioso del solito, nel senso che verrà sviluppato in due fasi principali, una estiva e una autunnale invernale. La fase estiva riguarda soprattutto la fascia delle manifestazioni, dei luoghi di aggregazione dove ci sono i giovani, vigilanza nei bar, nei parchi, nei centri sportivi, mentre l'altra parte c'è anche il presidio della sicurezza stradale, perciò con controlli sulla viabilità, il rispetto della velocità, usando le nostre tecnologie, ovvero il telelaser, il telesystem, il targa system e l'etilometro. Lo scopo del progetto qual è? È quello di presidiare il territorio extra orario lavorativo, ovvero dalle 20 alle 24, per attraverso dei turni che il comando organizzerà. Qui il progetto è già partito questa settimana e devo ringraziare soprattutto i vigili che hanno dato la disponibilità totale di tutti di partecipare a questo progetto importante. Il nodo della sicurezza urbana è in ambito locale e c'è il ragionamento della regola della convivenza del civile, dalle persone, la vivibilità e la coesione sociale, che sono temi che un'amministrazione comunale non può prescindere dal tenere conto. Questo progetto obiettivo è anche, oltre che, come dicevo, la partecipazione di tutta la Polizia Municipale, è anche importante a livello economico, perché ci sono risorse per 12.000 euro, è accompagnato da un nuovo parco macchine che la Polizia Municipale ha appena concluso attraverso risorse della Regione, perciò abbiamo due nuove Alfa Romeo Giulietta e un Panda 4x4 a disposizione degli agenti. E cosa dire ancora? Speriamo insomma che il progetto abbia la sua efficacia, ma soprattutto che la microcriminalità e le situazioni a rischio a Azzano Decimo siano sempre meno. No? Credo che l'auspicio sia anche l'auspicio questo. L'auspicio è quello di presidiare di più il territorio negli orari che normalmente la Polizia Municipale non presidia, perché normalmente finiscono il turno alle 19.30, ovviamente il tutto in collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri, nella quale interagiscono per l'attunazione, ed evidentemente la presenza sul territorio della Polizia Municipale deve essere anche come deterrente appunto a questi micro fenomeni che non sono eclatanti nel territorio azzanese, però è giusto presidiare
ed essere presenti per far vedere che ci siamo. Tra altre cose, ha citato i carabinieri, salutiamo il comandante Bartocci, un amico oltre ad essere appunto un professionista, sì. Un professionista dell'arma. Grazie ancora al vice sindaco di Azzano Decimo Lorella Stefanutto. Dal vice sindaco di Azzano e da Azzano Decimo ci trasferiamo a Cordenons, lui è Celso Francescut, presidente della Pro Cordenons. È bello anche riscoprire, no, magari delle zone un po' dimenticate, ma soprattutto la storia di una comunità. C'è una bella iniziativa che appunto partirà, che raggiungerà Cordenons. Di cosa si tratta, Presidente? Allora, intanto buonasera e grazie dello spazio che ci concede. Direttore, questa è una serata che ormai è una tradizione per Cordenons e ha come titolo Tai Curtifs de Cordenons. Per chi non è di Cordenons vorrebbe dire tra i cortili di Cordenons. Ha lo scopo di far rivivere un po' la storia delle famiglie che formavano una comunità all'interno di questi cortili in mezzo alle case. Questa sera, domani sera, c'è un'edizione, la 15ª edizione, che ha come obiettivo principale il ricordare e valorizzare un artista di Cordenons nel suo 150esimo anniversario della nascita, dove verrà scoperta una targa dall'amministrazione comunale, e a seguire poi ci sarà questa serata animata da danze, balletti, musiche e anche poesie declamate delle poesie. Importante invece soprattutto la parte aneddotica della famiglia e dell'artista, quindi saranno così presentate la storia. Questo artista è un artista, soprattutto uno scultore, decoratore, e che si era specializzato nelle rappresentazioni sacre con materiale ligneo, materiale estremamente difficile da lavorare, e lui lo ha perfettamente addomesticato. Quindi ha fatto delle opere, ha lavorato anche all'estero per i re di Bulgaria, e quindi è veramente una persona che ha dato lustro a Cordenons, e che quindi è giusto ricordarlo e ricordare la sua famiglia che ne conserva ancora tutti i cimeli e le opere, e grandi parte delle opere. Presidente, quindi ci ricordi l'appuntamento, quando è? Allora, domani sera alle 19.30 presso la casa natale dell'artista, che è il signor Giovanni Rampogna, che attualmente è abitata dalla nipote Angela Sacker, che si trova a Cordenons, in fondo a via Cervelle, con l'incrocio con via Maestra, al numero 88. Lì nel cortile verrà appunto scoperta la targa che è stata posta sulla facciata della casa, e poi all'interno del cortile verrà allestita questa manifestazione, questo evento particolare. Bene, io ringrazio come sempre il presidente della Pro Cordenons, Celso Francescutto. Ovviamente ci risentiremo anche nelle settimane prossime, anche perché insomma è un'associazione che organizza tantissimi eventi nel corso dell'annata. Quest'anno, se mi permette, andiamo a fine settembre la festeggiamenti del nostro ventennale di attività, con la presentazione di un libro. Ma vi seguiremo, non c'è nessun problema. Quindi, è inutile anticipare, certo, che la gente magari non si ricorda neanche quello che ha mangiato a pranzo, figuriamoci se certamente si ricorda quello appunto che andremo ad assistere poi a settembre. Grazie ancora, Presidente, per essere stato in nostra compagnia. Alessio, ti do immediatamente la linea. Ci scusiamo ovviamente del ritardo, ma come avete visto abbiamo avuto una serata, un appuntamento denso di ospiti, ma soprattutto anche di notizie. Torniamo con la pagina politica. Adesso a te quindi il compito di chiudere questa primissima parte. Ricordiamo la borsa, ricordiamo poi tutte le altre notizie oltre al break che arriveranno dalla tua redazione e da quella di Udine. Per quanto mi riguarda, la parte generale si conclude qui. Torneremo in vostra compagnia domani alle 19. Alessio, a te, ciao. Grazie Alberto, con Caterina Pinelli, che è coordinatrice di Forza Italia a Portogruaro. Ragioniamo sul centrodestra, ben ritrovata ovviamente. Che impressione le ha fatto Salvini in questi mesi? Salvini fino adesso ha fatto quello che era nel programma del centrodestra,
qualcosa che sfugge un po' più, come se fosse il programma della Lega, invece ha semplicemente realizzato quello che ha detto nella sua campagna elettorale, nella campagna elettorale della coalizione del centrodestra. La posizione forte contro l'Aquarius, che è un po' smosso l'opinione pubblica, non era una posizione del PD, né tantomeno del Movimento 5 Stelle, era una posizione che era all'interno del programma della coalizione di centrodestra. Una coalizione che esiste, che resiste, e dell'altro giorno la notizia che Salvini si è recato nella villa di Arcole di Berlusconi. Questo cosa vuol dire secondo lei? Che appunto è una coalizione che comunque c'è, nonostante ci sia un governo ambiguo, giallo-verde, io lo chiamo ambiguo anche, esiste una coalizione. Berlusconi stesso ha dichiarato che tutte le volte che verranno presentate leggi che erano all'interno del programma della coalizione di centrodestra, Forza Italia voterà a favore. Dunque, parte del nostro programma di centrodestra verrà portato avanti da Salvini. Io personalmente non credo che sia un governo che durerà tanto, perché la ricetta economica dei 5 Stelle non può funzionare e penso sinceramente che sia anche inattuabile. Forza Italia fa la ruota di scorta? Beh, non ha un ruolo di primario all'interno della coalizione, questo è innegabile, non ha più i numeri che aveva anni fa, adesso è il motore portante della coalizione, Salvini e la Lega. Bisogna riconoscere le cose così come stanno, quindi è chiaro che insomma potrebbe ripiegare di fatto sul centrodestra e su Forza Italia per ricompattare. Ma io spero che si ritorni a votare. Gli ultimi sondaggi, quelli di oggi, faccio un passo indietro qualche perché detto fa, così certo, se, certo, si fa. Ritorni a votare, nel senso che io penso che nel momento in cui 5 Stelle dovranno iniziare ad attuare la politica economica che hanno promesso, che è impossibile attuare, ci sarà una crisi di governo e quindi molto probabilmente si ritornerà a votare, noi saremo pronti come centrodestra forte. Qualche giorno fa i sondaggi ci davano al 40%, un 40% che significa la maggioranza assoluta in Parlamento. Quindi come dunque, coalizione ovviamente. Sì, come coalizione di centrodestra. Dicevo che le politiche proposte dai 5 Stelle durante la campagna elettorale sono veramente le politiche economiche inattuabili. Il reddito di cittadinanza non se ne parla più, di flat tax non se ne parla più, non si parla più di niente di quello che i 5 Stelle in questi anni hanno sempre annunciato, perché fondamentalmente loro stessi adesso sanno che è quasi impossibile realizzarli. Dunque, sì. Bene, staremo a vedere insomma come evolverà. Lei è un po' scettica e critica nei confronti del governo. Vedremo se se davvero sarà così, certo. Grazie per essere stata qui. Ne parleremo magari anche facendo un riferimento a Portogruaro, dove insomma la politica in questi ultimi tempi si sta un po' così agitando. Forse perché si avvicinano le elezioni, anche se a parere nostro manca ancora tanto. Ci ritorneremo su questo. Va bene, volentieri. Grazie Caterina Pinelli. Chiudiamo buonasera. Questa prima parte, linea alla borsa, linea poi alla pubblicità e poi ancora con l'informazione prima da Udine e poi di nuovo qui in Veneto. Manca poco, restate con noi. Finale d'ottava in buon recupero per Piazza Affari dopo la pronunciata debolezza della vigilia. L'indice FTSE MIB, che ieri era sceso del 2%, ha chiuso in progresso dello 0,99% e lo share dell'1,02%. I mercati si sono mossi bene nel giorno in cui l'OPEC è riuscita a trovare un compromesso per aumentare la produzione di petrolio greggio. Dal fronte macro, il PMI manifatturiero dell'area euro è sceso a 55 punti rispetto ai 55,5 di maggio, il dato in linea con le attese del mercato. Si tratta del valore minimo in 18 mesi. A Piazza Affari, indecisa, ascesa le banche, come BPER che è balzata oggi di oltre il 7% dopo che Unipol ha concluso l'acquisto di numerose azioni ordinarie, pari a circa il 3,25% del capitale sociale, attraverso una procedura di reverse accelerated book building. Unipol giunge così a detenere il 13,1% circa del capitale sociale. Beh.
Ben ritrovati dunque, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto. Apriamo questa pagina informativa del Friuli Venezia Giulia, in questo caso da Udine, per dire che Udine ospiterà tra i più importanti reporter e giornalisti che scrivono di diritti civili, in particolare dell'Africa. L'associazione Time for Africa, in collaborazione col Forum regionale delle diaspore, l'associazione culturale Il Quotidiano Nuovo, con la collaborazione fra gli altri di Asso Stampa Friuli Venezia Giulia e Ordine dei giornalisti regionale. Spesso le notizie, ovviamente con eccezioni dovute, sorvolano sulle vere questioni che affliggono le popolazioni africane, sulle crisi umanitarie provocate dal cambiamento climatico oppure dalla grande emergenza fame che continua tuttora sia in Etiopia e Somalia. Per non parlare delle guerre che affliggono il continente africano o le note vicende legate all'attività di organizzazioni terroristiche. E adesso agevoliamo un servizio e poi andiamo a chiudere con l'ospite. In occasione del 244esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, si è svolta presso la sede, fin dal 1924, del Comando Provinciale di Gorizia, una sobria cerimonia alla presenza delle autorità cittadine, nel corso della quale sono state indicate le linee di indirizzo operative e tracciato il consuntivo dell'attività svolta dal gennaio 2017 al mese di maggio 2018 dalle Fiamme Gialle Isontine a presidio della sicurezza economico-finanziaria del territorio. L'attività operativa svolta nel periodo di riferimento è proseguita lungo il rinnovato percorso strategico di costante miglioramento della qualità complessiva dell'azione del Corpo, nell'ottica di assicurare una sempre maggiore concretezza dei risultati conseguiti anche attraverso una sistematica aggressione ai patrimoni illeciti accumulati. Per raggiungere questi risultati si è puntato su una maggiore flessibilità e dinamicità dell'azione ispettiva, al fine di calibrare al meglio l'attività investigativa in funzione delle diverse modalità con cui i fenomeni illeciti si manifestano nelle diverse aree del territorio. Le linee d'azione delle Fiamme Gialle Isontine sono state orientate al proseguimento di 4 obiettivi fondamentali, di cui 3 strategici, corrispondenti alle direttive dell'autorità di governo, ed uno strutturale riferibile allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria del corpo e alla sua appartenenza al sistema della sicurezza, a loro volta articolati in piani operativi distinti per tipologia di operatore economico e per fenomeno illecito. Ci ha raggiunto in studio Aldo Segale per parlare, insomma, di ciclismo, capire un po' quello che accadrà in questo fine settimana, sabato e domenica, sulle strade, non solo quelle asfaltate ma anche quelle sterrate, no? Sì. Segale, allora cosa ci racconta questa settimana? Questa settimana, come le passate, è una settimana molto impegnativa e molto piena di eventi. Innanzitutto incominciamo nella città del Mosaico, a Spilimbergo, dove ci sarà sabato, ci sarà praticamente la Junior Bike del Mosaico, una manifestazione riservata ai giovani, ma a tutti gli appassionati anche del mountain bike, no? Perché con l'organizzazione della polisportiva Trivium, una polisportiva molto attiva nel ciclismo, che già si è collaudata con una splendida edizione dei campionati europei di mountain bike e di impegno praticamente fuori strada in aprile. Quindi a Spilimbergo sabato ci sarà la Junior Bike del Mosaico, che interesserà tutte le categorie, giovanissimi, esordienti, allievi e juniores. Insomma, uno spettacolo da non perdere, viene da dire. Da sì. Che ora iniziano le gare? Iniziano le gare alle 15 e protorranno fino alla serata, insomma, fino al calare per riempire proprio un pomeriggio di ciclismo e di spettacolo, perché lì ci sono impegnati proprio i ragazzi che con lo entusiasmo che hanno si cimenteranno su questi percorsi fuori strada. Poi tra l'altro si sposa bene, no, la location di Spilimbergo, perché c'è da una parte il Tagliamento, esatto, e dall'altra sì, la collina morenica, che induce, insomma, a poter dare spettacolo e soprattutto dare un circuito particolare che si può vivere praticamente accanto, sì, ai corridori. Inoltre, proprio a questo riguardo, la polisportiva Trivium ha attrezzato, ha istituito un percorso di fuoristrada che è proprio nell'ambito degli spazi turistici di Spilimbergo, lì tra la città del Mosaico e il fiume Cosa, il torrente Cosa. Ecco, poi dopodiché andremo a domenica. Domenica ci sarà una bella manifestazione
di BMX, un'altra specialità del nostro ciclismo molto affascinante e spettacolare. BMX che per il Friuli, la capitale di BMX, è Rivignano. Questa volta gli sportivi di Rivignano, della società di Rivignano, ospiteranno appunto una manifestazione che sarà organizzata da una società patavina, dalla Panthers Boy, che praticamente ha chiesto ospitalità per organizzare una loro manifestazione, anche qui rivolta a tutte le categorie, dai giovanissimi in poi. Quindi gran spettacolo anche lì sulle dune. Ecco, tu hai detto una cosa importante, no? Si sta sempre di più marcando, no? questo nuovo centro specializzato della BMX, BMX che ha preso piede da parecchio tempo anche in Friuli Venezia Giulia, e soprattutto si trova in una posizione particolare perché Austria, Slovenia e Croazia partecipano anche con delle gare non solo locali, ma addirittura con dei loro campionati ubicati all'interno di questo centro sportivo molto importante. No? Beh, effettivamente il centro praticamente BMX della 4R di Rivignano è frequentatissimo non solo per le manifestazioni ma anche per gli allenamenti, perché tanti atleti vengono da oltre confine. E poi dobbiamo rimarcare appunto che il BMX è una specialità che coinvolge molto non solo chi pedala sulle dune e sui salti della pista, ma coinvolge anche spettatori e anche le famiglie. Certo. Quindi poi si crea proprio un turismo legato alle varie manifestazioni ciclistiche. No, questa cosa è importante. Senti, poi cosa c'è in programma domenica? Oltre a quella lì c'è una gara un po' fuori dal normale, non è che sia fuori dal normale, praticamente il ciclismo, che è uno sport vecchio e impolverato, come sempre io voglio dire, cerca anche delle alternative. Al Cimpello di Assano Decimo, con l'organizzazione del gruppo ciclistico di Bannia, sarà praticamente organizzata delle gare sia per esordienti che per la categoria allievi, dove nel tracciato è inserito anche un tratto di sterrato proprio per ritornare un po' agli origini di quel ciclismo impolverato che c'era una volta. E soprattutto tornare alle tradizioni per scoprire anche qui il nostro territorio in un certo senso. Beh, in questo senso sì, qui, perché a un certo punto lì a Assano Decimo, Cimpello, siamo in zone completamente piatte, però inserendo un tratto di sterrato in questi percorsi si crea un'alternativa e si dà modo anche ai ragazzi, ai giovani di esprimere il loro entusiasmo e la loro fantasia nel percorso. Chiaro. A Tolmezzo poi per concludere? Beh, a Tolmezzo ormai è diventata un po' la capitale del Granfondo, di questa manifestazione Carnia Classic, che è legata anche a questo gemellaggio che in maniera praticamente innovativa e piena anche di idee è stato inventato da Enzo Cainero, questo gemellaggio con il Fuji. Gemellato il Fuji, legando il Fuji, montagna simbolo del Giappone, con quella che è la montagna simbolo del ciclismo non solo friulano ma anche italiano, che è lo Zoncolan. E ci sarà appunto la Carnia Classic, che sarà disputata in vari percorsi dagli appassionati di questo appuntamento e da tutti gli amatori, in vari percorsi da 140, 120, 181 km eccetera. Inserito poi anche in questa manifestazione un interessante intermezzo giovanile, vorrei chiamarlo, perché a Tolmezzo, a cura della ciclistica buiese, già da un anno e mezzo circa, quasi un paio d'anni, è stato instaurato un punto di scuola di ciclismo, è stato instaurato un punto di reclutamento per ciclisti, per giovani ciclisti. L'associazione Carnia Bike è rivolta molto ai ciclomatori, ma sappiamo benissimo che in Carnia ci sono tanti giovani che lo sport d'inverno lo praticano sugli sci e che senz'altro d'estate vorranno inforcare la bicicletta per dare sfogo alle loro entusiasmi. Io ringrazio Aldo Segale, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto, break pubblicitario e poi la linea in Veneto.
Ben ritrovati dunque anche dal Veneto. In apertura il numero 112, il numero unico per le emergenze 112 in Veneto. Secondo la regione bisogna essere cauti prima di attivare questa novità. Lo dice l'assessore regionale alla protezione civile commentando le preoccupazioni espresse dal presidente nazionale della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sulla scena dell'Italia di procedere all'introduzione del numero unico di emergenza 112 invece che affiancarlo al 118 come indicato dall'Unione Europea. Secondo Balzanelli, nello smistamento delle telefonate si perde tempo prezioso nel soccorso salvavita. La regione del Veneto, ha detto invece Giampaolo Bottacin, sta osservando il funzionamento del 112 presso chi lo ha istituito, ma siamo sempre stati cauti proprio perché il doppio passaggio allunga i tempi con i rischi che ne conseguono. Anche le 1417 farmacie della regione entreranno nella rete dei centri e delle strutture antiviolenza del Veneto. A questo stanno lavorando la Giunta, l'Ordine dei Farmacisti, Federfarma e Farmacie Unite in alleanza con i 21 centri antiviolenza del Veneto, le istituzioni, i servizi territoriali e i soggetti del tavolo regionale antiviolenza che possono aderire al protocollo regionale per coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Le farmacie sono un servizio capillare che copre tutto il territorio regionale, un vero presidio sanitario e sociale, ha affermato l'assessore regionale al sociale che nei giorni scorsi ha incontrato a Palazzo Balbi l'Ordine dei Farmacisti e le varie categorie. Le farmacie possono essere uno sportello di informazione e di aiuto, un servizio di prossimità per informare e sensibilizzare in particolare le donne sul tema della violenza e sulle risorse di aiuto disponibili. Sui banconi e nei dispenser delle farmacie e soprattutto attraverso il dialogo competente con i farmacisti e i loro collaboratori partirà una campagna regionale che renderà noti in ogni territorio i numeri di ascolto e di emergenza delle strutture e dei servizi ai quali rivolgersi nei casi di minacce, prevaricazioni, abusi e violenze. Continuiamo a parlare di sanità, inaugurato il nuovo bunker IOV, andiamo nel Padovano ed in particolar modo a Schiavonia, presente il governatore del Veneto Luca Zaia. Stanze dei macchinari che inauguriamo qua. Qualità delle cure, qui si è fatto un bel intervento, quasi 13 milioni di euro e ovviamente abbiamo dei tre macchinari che oggi presentiamo, due sono unici macchinari a livello nazionale per la cura del tumore. Perché è importante investire in tecnologie per la sanità? Perché lo dice poi, lo dicono i risultati, si vive di più, si vive meglio in Veneto. Potrei citare un solo esempio, il 95% dei tumori al seno nelle donne in Veneto ha un esito positivo nelle cure, cosa che non accade in altre regioni. Lei continua a partecipare a inaugurazioni negli ospedali, di che cosa è segno questa scelta? Credo in questa sfida anche il riconoscimento della grande attività che fanno i nostri oltre 54.000 uomini e donne della sanità. Se i veneti vivono di più a livello nazionale è perché loro li curano bene. Questo è un passo avanti anche nella definizione di questa nuova rete dello IOV. Sì, lo IOV è l'Istituto Oncologico Veneto ed è per noi l'occasione di ricordare che abbiamo il nostro centro tumori, fra virgolette, del Veneto, che organizza e coordina tutte le oncologie di tutti gli ospedali del Veneto. Abbiamo cure innovative, macchinari innovativi come questi di oggi, due di questi macchinari sono primi a livello nazionale, le prime macchine a livello nazionale e siamo sempre più puntuali nella cura dei tumori. Ecco, state definendo il nuovo piano sanitario regionale che definirà i prossimi anni, ci sono state dei distinguo e anche delle prese di posizione sia da parte alleata, da Forza Italia che è preoccupata per la gestione dei cronici, sia da parte dell'opposizione. Lei prima ha fatto una difesa di questo impianto. Ma guardi, noi abbiamo visto il distinguo e le osservazioni anche 8 anni fa quando abbiamo fatto altre operazioni come questa. La verità è che abbiamo sempre la miglior sanità a livello nazionale. Siamo performanti, i veneti hanno la fortuna di essere curati in ospedali che si pongono come target tra i migliori a livello internazionale. E allora vuol dire che qualche scelta positiva in questi 8 anni li abbiamo fatto. Riguarda fatture false per 1,5 milioni di euro, il giro d'affari sgominato dalla Guardia di Finanza di Schio nell'ambito dell'operazione denominata Trasporto a Vista, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale Berico, mettendo i sigilli a numerosi conti correnti, 4 autoveicoli, quote societarie e 2 immobili residenziali nel comune di Milano per un valore complessivo di circa 350.000 euro. 3 le persone indagate.
Apriamo la pagina del Veneto orientale, partiamo con San Donà di Piave, arresto da parte dei carabinieri della compagnia San Donatese a seguito di un servizio di osservazione e pedinamento in ingresso ed in uscita dalla via Basso a San Donà, in quanto da diverso tempo era stata segnalata la presenza in orario notturno di alcune autovetture che sostavano in zona per qualche minuto. Le segnalazioni riguardavano in particolare una Citroen di colore scuro, pertanto durante quel servizio è stato notato sopraggiungere dal centro di San Donà il veicolo segnalato che, dopo aver svoltato in via Basso ed averla percorsa per circa la metà, si era fermato in un piccolo spiazzo dove sostava alcuni minuti per poi riprendere la marcia in direzione località Grassaga, dove ad attenderlo vi era una pattuglia dei militari. Il veicolo ha tentato una fuga ma è stato subito raggiunto e bloccato all'imblocco di via Martiri delle Foibe. Il guidatore assieme al veicolo è stato condotto nella caserma di via Carbonera per essere sottoposto a perquisizione personale e veicolare, estesa poi al domicilio in un'abitazione di San Donà di Piave. La perquisizione ha dato esito positivo in quanto il guidatore Clesi Meminicai, incensurato classe 98, domiciliato nel comune del Basso Piave, è stato ovviamente arrestato dai carabinieri. Presso il domicilio è stata rinvenuta sostanza stupefacente, mannitolo, sostanza da taglio per un peso di oltre 30 grammi, insieme ad alcuni sacchetti per il confezionamento. In casa la perquisizione ha dato esito positivo perché è stato trovato ben occultato nel cruscotto, nel lato del cruscotto un sacchetto di colore verde con all'interno una confezione contenente un agglomerato di sostanza di colore bianca, successivamente risultata cocaina del peso complessivo di oltre 100 grammi. Quindi è stato arrestato e è stato condotto poi in carcere a Venezia, come disposto dal pubblico ministero di turno, in attesa del processo per direttissima. Sastino di Livenza non si accorge di una macchina che sta eseguendo la retromarcia proveniente dal parcheggio e gli finisce addosso con lo scooter e muore dopo 12 ore di agonia. È espirato infatti questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale All'Angelo di Mestre. Gianpaolo Presotto aveva 64 anni, l'uomo abitava in via Biverone nell'omonima frazione di Sastino di Livenza. Ieri pomeriggio stava tornando da Sette Sorelle in sella ad uno scooter dopo aver disegnato una curva che dall'argine immette su un lungo rettilineo in via Biverone. A pochi metri da casa è finito addosso ad un'auto, una Opel Astra condotta da un 36enne. Come detto, subito soccorso dai medici del 118 e condotto al nosocomio Mestrino, è spirato questa mattina. Porto Gruaro, la morte di Giorgio Bandiziol, ancora la comunità sotto shock il giorno dopo. Ovviamente la tragica notizia, il servizio. Rosario Padovano. Se n'è andato in punta di piedi lasciando un vuoto incolmabile. Il giorno dopo è ancora più brutto. Portogruaro ricorda da vicino Giorgio Bandiziol, capo di staccamento dei pompieri, scomparso all'età di 58 anni per una gravissima malattia. La notizia è stata resa nota da molti suoi colleghi che lo hanno omaggiato su Facebook già nella giornata di giovedì, un'ora dopo l'avvenuto decesso. Non verrà celebrato alcun funerale. Ieri tutti gli amici che volevano fare visita sono stati respinti. Bandiziol ha stabilito, facendo seguito alle sue volontà, che venga organizzato un banchetto tra colleghi in suo onore e che si brindi alla sua vita. Portogruaro e tutto il comprensorio sono sotto shock e anche oggi c'è poca voglia di commentare. Tra l'altro una notizia ancora riguardante purtroppo la scomparsa di Bandiziol, la procura di Pordenone che ha deciso di far eseguire l'autopsia sul corpo del capo di staccamento dei vigili del fuoco deceduto per una grave malattia. I magistrati pordenonese vogliono far chiarezza perché a stroncare l'uomo è stato un mesotelioma. L'esame verrà eseguito domani mattina con inizio alle ore 8:30 dal medico legale Antonello Cirnelli. Attimi di tensione ieri sera nell'area di servizio di Calstorta lungo la carreggiata est verso Trieste in A4. Gli agenti della polstrada di San Donà hanno dovuto multare alcuni autisti che avevano parcheggiato in modo poco ortodosso i loro mezzi pesanti lungo le aree di sosta di per sé insufficienti presenti nella zona. Non è la prima volta che accade e probabilmente non sarà l'ultima, ma stavolta si sono vissuti attimi di tensione poiché gli autisti volevano far valere le proprie ragioni, ma al di là di questo non ci sono state denunce, ma solo 3 contravvenzioni.
Il maltempo di ieri ha causato allagamenti, soprattutto in quella di Caorle. Allora ci racconta tutto nel servizio il collega Rosario Padovano. Ci sono stati questa mattina disagi e allagamenti anche nel veneziano per le forti piogge. I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Caorle questa mattina verso le 6 sono intervenuti in via Paolo Veronese, una laterale che collega viale Santa Margherita a viale Buonarroti, per l'allagamento di uno scantinato all'hotel Rialto. Raggiunto un'altezza di pochi centimetri sufficienti per far scattare l'allarme, la strada è stata chiusa dalla polizia locale. Record del mondo stabilito da Antonio Fantin, l'atleta di San Michele al Tagliamento, che in occasione dei campionati italiani assoluti estivi a Palermo ha fermato il cronometro dei 50 stile libero a 31 minuti e 65 secondi. L'atleta 31 secondi, scusate, 65 millesimi, l'atleta della Veneta Società Aspea Padova, classe 2001, ha tolto il primato risalente al 2014 realizzato dal brasiliano Dias. È stato un record davvero inaspettato, ha dichiarato Fantin dopo la gara. Ho cercato di lottare fino alla fine, soprattutto in questo mese dove ci sono stati dei cambiamenti. Sono davvero contento per il risultato eseguito. Bibione ancora verrà avviato quasi certamente alla fine di agosto di quest'anno il servizio che consente di collegare la nota località balneare con la vicina Caorle attraverso un'imbarcazione. Il Comune ha infatti approvato in Consiglio un regolamento che permette di utilizzare questo nuovo traghetto, la cui gestione spetterà al gruppo di azione locale, il GAL del Veneto. Gli attracchi sono già pronti e si trovano a Porto Baseleghe per la parte di Bibione e al Museo di Valle Vecchia di proprietà di Veneto Agricoltura dalla parte di Caorle. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, linea che può passare come sempre alle nostre previsioni del tempo, buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Il tempo previsto per sabato 23, sereno o poco nuvoloso con aria asciutta ed ottima visibilità, sulle zone montane sviluppo di modesti cumuli nelle ore più calde. Precipitazioni assenti al mattino, generalmente assenti nel pomeriggio, salvo una bassa probabilità di occasionali brevi piovaschi sulle zone montane. Temperature minime in diminuzione, massime senza variazione di rilievo in un ulteriore locale calo. Venti sulla costa in prevalenza dai quadranti orientali moderati, a tratti tesi fino alle prime ore, altrove deboli a tratti moderati, in quota tesi dai quadranti settentrionali, mare da mosso a poco mosso.